Buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora noi, Giubbrutto Bowser, eccoci qui su Dark Souls 3. Siamo arrivati finalmente a Irithyll. Non so minimamente dove andare, ragazzi, perché ogni strada probabilmente ci porterà da qualche parte. Anche se abbiamo esplorato qualcosina lì nella scala che va sotto. Andiamo un attimo a vedere qua sopra, perché non mi ricordo esattamente cosa c'era. Ok, non c'era una sega. Ok, va bene, non c'era proprio niente. Probabilmente, boh, ci si arriverà da sopra, non si sa, chi lo sa, forse sì, forse no. O da sopra, magari c'è un passaggio segreto. Comunque, bene, bene, dove andare adesso? Proviamo a uscire, anzi no, andare di là, ragazzi, dove eravamo stati nello scorso episodio. Mi ricordo che nello scorso episodio abbiamo battuto Volnir, il nostro amico scheletrone, e poi siamo arrivati a Irithyll. Abbiamo sconfitto il grande cagnolone, ma non abbiamo fatto altro perché... Ah, questo qua non me lo ricordavo neanche. Non abbiamo fatto altro perché abbiamo sì esplorato questa parte qui un pochettino, però niente di più. Ok, non c'è... Oh, e questo qua, infatti me ne ricordavo che ce n'erano due. Ti prendi il backstab, ragazzo. E te ne vai, e se ne va. Il nostro nemico se ne va. Sciallalala. Ok. Salve anche a te. Ah, qua c'erano i cani, quindi li lasciamo in peace. Andiamo qua giù, dove non eravamo stati, mi sembra. Ah no, sì. O forse abbiamo fatto solo la capatina e poi siamo tornati su perché c'erano troppi nemici. Infatti, guardate qua quanti cacchio di nemici ci sono. Mamma mia, guardate. È pieno, zeppo, zeppo. Vediamo se proviamo. Se riusciamo a ucciderli con l'arco. Ma no, ragazzi, andiamo direttamente. Chi se ne. Stiamo attenti perché di sicuro. No, oh, pensavo fossero molto più forti. E invece, vabbè, ci fanno qualche dannetto qua e là, ma non dovrebbero costituire un problema per noi. Salve, 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 è arrivata anche lei, è venuta anche lei alla festa. Aia, aia. Con calma, ragazzi. Vediamo questo oggetto cos'è. Anzi, prima c'era questo qui. Tac, morto. Non c'è niente qua. Oggettino. Pillola blu. E vabbè. Le prendiamo, queste pillole, anche se non ci servono. E lo sapevo che eri qua dietro, ragazzone. Anche te ci lasci. Magari senza prendere troppi danni, ragazzi, perché dobbiamo stare attenti, eh. Non conosciamo ancora quest'area bene, quindi dobbiamo essere veramente attenti, andare in giro con circospezione. Death, morto anche lui. Va bene, va bene, va bene. Sono... Ah no, ecco, ce n'è ancora. Pensavo fossero finiti, invece... Aia, aia, non morire, ragazzi. Non possiamo morire così contro dei nemici talmente idioti. Che però presi tutti insieme fanno un po' di danno, eh. Poi singolarmente sono inutili. Boh, saliamo questa scala, vediamo cosa c'è sopra. Sperando di trovare, non so, una terra promessa. E non si vede niente. Oh, un'altra stradina, un oggettino. Con calma, ragazzi. Mi ricorda la chiesa dei non morti del primo Dark Soul. Queste impalcature messe così. Olè. Qua. Ho sentito qualcosa, eh. L'ho visto subito. Vieni qua, però, che io lì sopra non ci sto. Non voglio cadere assolutissimamente. E. Ci lascio subito, ragazzi. È durato pochissimo. Stiamo comportando bene in questo inizio di episodio, eh? Comunque, questi nemici fanno abbastanza ridere. Ok, guardiamo ancora un po' su se c'è qualcos'altro. Tipo qui. No, non c'è niente. C'è un messaggio lì che probabilmente è dove arriviamo, forse. C'è un altro nemico lì che probabilmente era una trappola e si sarebbe buttato giù. Dove c'era il forziere? Sto in Famous. E come facciamo a raggiungerlo? Non si sa. Ah, ok. C'è questo pezzo qui. Senti, prendi attacco in salto.
Dimmi che non è un Mimic. Un rapper baule. Ok, non è un Mimic. Ottimo, ottimo. Lancia di Yorshka. Ok, va bene. L'accettiamo volentieri questa lancia, anche se non mi piacciono molto da usare. Non sono un tipo da lancia. Sono più un tipo da spadone pesante o spada normale. Te ci lasci, easy peasy. Bene, bene. Andiamo avanti. Siamo sotto. Ah, siamo vicini al ponte, ragazzi. Siamo anzi sotto al ponte. Ottimo, ottimo. Vediamo se c'è qualcosa di importante qua giù. Spero, perché sennò tutta questa strada sarà inutile. Vediamo, vediamo, vediamo. Niente. Qua neanche. Boh. Ok, qua non c'è niente. Via segreta più avanti? Sarà vero? Sì, ragazzi. Lucertolina, vieni qui. Non scappare. Ok, morta subito. Meno male, non gli abbiamo neanche dato il tempo di scappare. Titanite scintillante per uno. Che non fa mai male. Ovviamente le useremo quando ci sarà bisogno. Qualcuno urla qui e senza ragioni. Vabbè, non ce ne frega. Uè, salve. Salve, doppio salve. No, basta, finite le pareti illusorie. Ah, ma te sei un tizio. Ma ragazzi, ma di qua tra un po' neanche si vedono. Neanche si sentono. Neanche si vedono e si sentono. Ok, niente, niente, niente. Va bene, è il momento di attacco in salto. Addirittura. Aia. Guardalo qui. Gemma del sangue, Bloodborne, ragazzi, Bloodborne confirmed. Ok, ragazzi, abbiamo preso una gemma del sangue, ma non ce ne facciamo molto. Direi, direi. È il momento di attacco in salto. Cos'è quella roba lì? Proviamo un attimo con l'arco a vedere. Che brutta roba. E vabbè, è l'hitbox incredibile delle cose. Tac. Beh, ma è una zanzara ragno, una ragnonzara. E vabbè, ragazzi, tra l'altro stiamo volando, però chi se ne... Dai, fatti uccidere! Dai, stai ferma, zio Perez, stai ferma! E allora no. E allora no, decidi tu quello che devi fare, tranquilla, zanzaragno. Niente, niente. Chiamami quando... Vabbè, ho capito, ragazzi, dobbiamo andarcene di là, vabbè. No, ho sbagliato l'asso, mannaggia, ho schiacciato quadrato a caso. Va bene, va bene. Vieni qua, nemico incredibilmente brutto. Ah no, se n'è andato. Va bene. Prenderò questo oggetto senza che nessuno si avvicini. Ah, però c'è anche là, fiore verde. Va bene, fiore verde comunque lo teniamo da parte. Andiamo, vediamo sto nemico. Non mi sembra di... che sia così forte. E infatti ci lascio subito. Ok, senza neanche usare la spada, solo usando il nostro archetto sono riusciti a sbipitarlo, a sconfiggerlo. Ma era proprio brutto. Anello del sacrificio. Oh, un altro, ne abbiamo due mi sembra, perché uno mi sembra che l'avevo trovato all'inizio, proprio nell'insediamento dei non morti, o forse anche prima. Comunque, ottimo, ottimo, così quando avremo un sacco di anime tipo adesso. Tanto guardate qua che bello, che bellezza sto gioco, ragazzi. Fantastico, fantastico. Questo laghetto però non mi piace molto perché ci muoviamo molto lentamente e non vorrei che alcuni nemici ne approfittassero. Grande anima, ok. La nostra grande anima che non manca mai. Ok, quei due lì sono altri tizi come prima. Quello è morto. Salve. Salve. Ah, proprio così. Scarsini siete però, eh. Comunque, comunque. Salve anche a lei. Meno male che almeno fino a che non le attacchiamo non ci cagano. Meglio per noi. Questa roba qui, che tra l'altro guarigione maggiore, c'era anche alla cattedrale.
Non so esattamente cosa sia questo obbrobrio. Comunque vedremo poi. Vedremo poi. Un'altra stradina, ragazzi. La stradina che non ci darà niente perché è chiusa. Ho fallito. Confermo, ragazzi, non c'era niente. Peccato, peccato. È stato proprio un buco nell'acqua questa stradina. Questa stradina. Vedo già due oggettini all'orizzonte. Speriamo, speriamo di trovare qualcosa di bello. Fiore verde di nuovo, ragazzi, ci sono più fiori verdi in questo lago che, boh, in tutto Dark Souls 3. Lì c'è una bella stradina ancora da percorrere. Un'entrata. Fiore verde, vabbè ragazzi, è il lago dei fiori verdi. Che fosse quello lì? Prendi a visuale, lo so. Però qua si può scendere? Non credo. Ok, abbiamo due strade, questa qua a destra e ricordiamoci anche che abbiamo anche quell'apertura nel muro, Falò più avanti? Falò ragazzi, falò, falò, falò. Falò, 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 ragazzi, che culo il falò, che culo il falò. Ottimo, 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 ragazzi. Questo. Ah, proprio una via inutile, ok. Va bene, torniamo indietro in quel buco lì che c'è nel muro. Che mi sembra che è là davanti a destra. E vediamo un attimo se è la strada giusta per andare avanti. Abbiamo appena trovato un falò, quindi siamo abbastanza vicini. Ok, mamma mia, odio quest'acqua che non ci fa correre tranquillamente. Sento già dei rumori strani. Ah, sono ancora quei zanzaragni. Mamma mia, che brutti ragazzi. Guardate che schifezza. Almeno vanno giù in due colpi, quindi siamo abbastanza tranquilli. Ah, ci avvelenano pure, mannaggia la miseria, escrementi, buh, che schifo, che schifo. E tac, te lasci. Ottimo, ottimo, ottimo. E anche te, uè, tranquilla, ok. Morto anche lui, o lei, lui o lei, quel che sia. Uno, due, ok. Finiti, forse, finiti, penso di sì. C'è dietro una stalla oggetto. Ceneri, ragazzi, ceneri, ceneri gratuite. Oh, ancora tu. Chissà. Ok. Ditemi che sono finiti. Mi sembra di averne visto ancora. Forse era morto, forse no. Escrementi. E vabbè. No, ragazzi, ce ne sono ancora. Oh, mamma mia. Altri tre, mannaggia. Almeno non ci attaccano e li possiamo fare fuori. In men che non si dica. E questi tre erano lì proprio per niente, perché pensavo ci fosse un oggetto in mezzo tra loro, ma invece 9 0 0 proprio. Una cucina così dal nulla. Qua sarà di sicuro infatti una porzione d'essus che non fa mai male, anche perché così almeno abbiamo evitato di curarci, abbiamo quasi tutta la vita. Va bene, questa cucina è stata un po' inutile. Va bene, saliamo sempre di più. Dove siamo finiti? Nemico più avanti, ma si attenta scontro a distanza. Non mi convince questo posto, ragazzi, Ancora, ancora tu! Ragazzi, sta guardando tra l'altro il dipinto di Guinevere. E quello è Guinevere, cosa c'entra lì? Cosa? Che cazzo è successo? Oh. Mannaggia, ragazzi, che danni però. Ah, c'è uno che mi spara, ecco, guardate. Mi ha trafitto la sua calce di lancia, ma. Ai ai, no, 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 no. Non possiamo morire qui, ragazzi. Siamo attenti, siamo attenti. Non prende quasi danni tra un po'.
Dobbiamo fargli un backstab, eccolo qui il nostro backstab. Stiamo attenti perché c'è uno sopra che ci rompe il cacchio. Comunque è morto, frammento. E benedizione divina, eccolo là sopra. Teovis. Questa è Guinevere, ragazzi, che non so bene cosa ci faccia qui. Perché, boh, non capisco. Comunque, magari questa stanza, non so, sarà legata da Norlond, non so. Guinevere, bah, che strano. Qua ci sono un sacco di cavalieri e mi sto francamente preoccupando perché ho una fiaschetta, ragazzi. Aiaiaia, no, ragazzi. Aia, mamma mia, che pelo. Zero fiasche, ragazzi, zero fiasche, devo uccidere due cavalieri. Stanno attento a quello lì che ci spara le frecce. Mamma mia, oh Bessep, finalmente è entrato, vita dimezzata, stiamo attenti adesso. Manca un colpo, manca un colpo, manca un colpo, è morto. Meno male, frammento granitanite, va bene, prendiamo e portiamo a casa. Dimmi, dimmi che questo qui non tira fuori, tira fuori anche la spada, come sempre. Backstab, da che entra, oh grande, 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 grande. È entrato il backstab ed è quasi morto. Manca tipo uno o due colpi, ragazzi. Olè, olè, ragazzi. Frammento grande, anche lui. Ce la siamo cavata alla fine. Penso siano finiti. Spero almeno, spero vivamente. Però in questo spazio qua sopra non sembra esserci qualcosa di interessante. Ci sono solo queste bocce di ghiaccio. Tre forzirelli? Dimmi che non sono Mimic, se no mi arrabbio. Benedizione divina. Ok. Questo neanche. Martello di Smaug. What the fuck? Martello di Smaug. E anello del leone. Aia, ragazzi. Aiaiai. Praticamente siamo, boh, in una stanza collegata ad Anor Londo, a Orsain e Smaug. Clamoroso, ragazzi. Abbiamo trovato il martello di Smaug e l'anello del leone. Pazzesco. Magari questa è la stanza dove nel primo Dark Souls c'erano effettivamente i Orsain e Smaug. Quindi una sorta di Anor Londo cambiata col tempo? Bah. Vedremo, ragazzi. Staremo a vedere cosa succede in questo posto. Però per ora, ragazzi, è qualcosa di clamoroso. Saliamo queste scale, vediamo cosa c'è. Perché è strano, cioè, troppo strano, ragazzi. Martello di Smaug, così un forziere. E ovviamente l'anello del leone. Cane, ci lasci anche insieme al tuo amico. Dov'è? 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 Se n'è andato. Grande anima, ragazzi. Questo qua ci spara le cose insieme al tuo amico. Tutti in coppia, eh. Appena troviamo uno, c'è sempre un altro che ci rompe le polse. Un altro cane che però è finito abbastanza male. No, finisco io male, morto. Ancora, ancora. Ok, morto ragazzi, morto. Definitivamente morto, finalmente. Aia, mannaggia. Cosi qua, compaiono dalle pareti tra poco. Oh, il cane, salve. Con calma ragazzi, ancora zero fiasche, eh. Dobbiamo proprio stare al riparo, come non detto. Come non detto, come non detto. Meno male che ci fanno pochi danni. Meno male che potevo usare la brace. Mamma mia, che idea geniale mi è venuta. Almeno ci siamo un po' recuperati la vita. Spirito scuro, tenue ombra di Londor. Ai ai ai. Tenue ombra di Londor. Dove cacchio sarà adesso questo tizio? Penso che tra l'altro sia un NPC. Non un tizio online. Vediamo, 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 vediamo. Boh, non sembra esserci in giro questa.
tenue ombra di Londor, viene un'imboscata. E io mi fido di questo messaggio, eh. Qui c'è qualcosa. Un oggetto, ottimo. Lo prenderemo più tardi, va. Prima guardiamo qui. Mamma mia, me lo aspettavo, ragazzi, me lo aspettavo. Te ci lasci subito? No, no, non ci lascia, ecco, sì. Ok, ragazzi, la tenue ombra di Londor, boh, non si sa bene dove sia. Però, pazienza. Eccolo, eccolo, visto. Mamma mia, ragazzi, meno male. Oh, questo qua non manco l'avevo visto. Mamma mia, guardalo lì che ci lancia pure i malocchi. Cosa fa? Cosa fa? Mamma mia, ragazzi, abbiamo zero piasche. Questa tenue ombra di Londor. Ah, ci lancia i coltelli. Ma guarda te che ritardato sto qui. No, comunque è un NPC, ragazzi. È un NPC perché è troppo stupido. Dai, che comunque barcolla subito. Lo facciamo barcollare con il nostro spadone perché è troppo forte, ragazzi. È veramente una bellissima arma, eh. Ve la consiglio. Tac, tac. Dai, che ci lascia. Per un pelo, ragazzi, per un pelo. No, no, mamma mia, i danni! I danni, zio Perez! Adesso! Maronna! Torniamo sontuosamente indietro al tiri dei manichini! Dark Souls 2, confirmed? Mamma mia, ragazzi, i manichini di Dark Souls 2 erano qualcosa di clamorosamente pazzesco. Torniamo indietro, ragazzi. Intanto direi che possiamo anche chiudere qui l'episodio, perché abbiamo fatto un bel po' di cose, poi nel prossimo esploreremo da cima a fondo tutta Irithyll. Saliamo di livello che abbiamo tipo 30, no, 50.000 anime quasi. Quindi saliamo e chiudiamo l'episodio, ragazzi. Uè, guardiana, Welcome home, sarve, Ashen One. Ashen One, ti do il Speak thy benvenuto, heart's grazie desire. mille, rivela i tuoi desideri. Very well. Avanza, Then very touch the well. darkness with ache Sì, nourishment from bla these depths. bla 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 bla. Ok, forza. Lamentiamo e Farewell, I siamo made the flame. a posto, ragazzi. Ok, no, ragazzi. Livelliamo, usiamo le ultime anime che abbiamo per livellare un'altra volta perché ci servono dei livelli. E Welcome home, poi speak. guarderemo cosa ha la tizia da Very well, vendere nel prossimo undertaken. episodio. Direi, abbiamo un livello, penso, eh. Quindi lo mettiamo in destrezza. Anzi, lo mettiamo in tempra, ragazzi. Così avanziamo a 27, sempre più vicini al 30. Ottimo, ragazzi. Farewell, Ashen Maiden. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Voi mettete mi piace, commentate, condividete. Fate tutto quello che volete, come al solito. Noi ci vediamo al prossimo video. Da poi, ragazzi. Wahoo!